Messaggio dell'Angelo della Misericordia dato a Enrico, mistico dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, 5 febbraio 2023. Enrico. L'Angelo della Misericordia, con una tunica grigia senza cintura, porta nella mano destra una croce di legno. Bacio il pavimento e mi faccio il segno della croce. Si avvicina per farmi baciare la croce. Noto una iscrizione incisa sulla parte traversa: Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo della Misericordia. Il peccato può essere riparato solo con la penitenza. Gli uomini ancora non soddisfano la richiesta di riparazione per tutte le trasgressioni. Al termine del 12° segreto, il cielo non parlerà più. Le apparizioni e i messaggi cesseranno, non perché tu, piccolo figlio della Madonna, avresti contrariato Nostro Signore nella tua missione, ma perché sarà imminente l'avvertimento. Questo tempo privilegiato concesso all'umanità è sprecato dall'intemperanza, una colpa che non si confessa più, che non si accusa più e che non si espia più. I cristiani fingono un atteggiamento religioso la domenica: chiacchiere, strette di mano tra i banchi, ostentazione di mode e abbigliamento indecente, disattenzione e tiepidezza durante la consacrazione. Nostro Signore è indignato. Riparazione, riparazione, riparazione. Posate lo sguardo sulla croce. Posate lo sguardo sulla croce sulla quale morì il Redentore per le colpe, per gli oltraggi, per le irriverenze, per le profanazioni, per le bestemmie, per i sacrilegi. Ha scelto la croce per salvare i peccatori ingrati. Pregate affinché i peccatori si convertano, si allontanino dallo spirito di scandalo prevalente e si riconcilino con Nostro Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Enrico, l'angelo mi restituisce la croce da baciare e scompare.